Alex! Victor Lopez, Victor Lopez.
Porca miseria. Ma ti ha preso, no? Capelli no? Ti ho visto malissimo. Mi ha chiesto lui se gli faccio il video. Come va, zio? Guardate. Ma ti dico qualcosa quando finisci? No? Non ti dico nulla quando finisci. Lascia stare. Io vedevo questo giorno qua come il giorno della svolta tennistica milanese. Io non dico che per parte della squadra più ore solo per te, invece non piace. Sì, ma poi pensavo anche se sei qua che adesso noi potessimo un po' giocare. Guarda, la gente che vuole giocare a tennis. Bravissimo ragazzo, però. Ma io lo conosco, però forse si sovravaluta. Ah, lo conosci? Sì, lo conosco. Non lo so. No, vabbè, ma cioè, forse si sopravvaluta. Sopravvaluta tennisticamente. È il ragazzo più buono. Però. Ma sai perché vuoi il video? Perché dopo. Lo metti su Facebook. Lo manda al suo allenatore o corregge dal mio. Che non è che sono il te lo giuro, sai così mai tu lui. Sai comunque giapponesi, sei giapponese? Vietnamita. Sono del secco, quindi ci può stare anche sia forte. In Vietnam non è più forte. Ma come mai tu non hai l'accento sardo? Come mai il tuo accento sardo quasi non si sente? Non sto scherzando. Sei forte il accento sardo? No. Io mi intendo di accenti, in generale il tuo ti posso dirti che non è per nulla forte. Non è possibile. Non è accento. Quando ho presentato un lavoro di gruppo in classe, le prime tre parole che ho detto il professore, ah, non è un sardo. Sì, ma si sente poco, si sente, Aspetta da altri. Se senti quello che lo dici. Tipo. Cristian Cocco, di Striscia la Notizia in confronto. Sì. Boh, magari tu adesso che stai a Milano magari stai un po' mascherando, magari involontariamente stai assumendo. Boh, perché ho tanti amici anche di fuori che gli dico la stessa cosa e mi dicono guarda probabilmente adesso sono qua, gli dicono se però mi senti parlare magari tipo con dei familiari così ce l'ho molto più. O io